Ehi, uomo. Che cazzo? Ehi, fratello, oggi è il giorno della partita, devi svegliare! Non voglio giocare, ragazzi. Mi passano mai la palla. Sono le 8:45 di domenica mattina. Game day! Ho finito il caffè! Devi dare la notizia che non avresti mai voluto ricevere. È finito il caffè. Questa cosa oggi non la diremo a nessuno, ma mi è rimasto un dolore non tanto alla schiena quanto sul gluteo destro. Tipo qui, questa zona qua. Vecchio Voltaren del mattino e si parte. Pensavo di vestirmi di verde oggi. You interrupt me and I interrupt you. Se fosse stato 6-7 anni fa e mi fossi svegliato la mattina del genere con questo mal di schiena, avrei chiamato il dirigente e avrei detto oggi non gioco, non ce la posso fare. Invece poi ho imparato che tipo la mattina da 0 a 10 stai male 8, a pranzo 5, mi arriva la partita si sposta verso il 3 e 4. Non faccio più altro panico la mattina, anche se mi verrebbe voglia. Tra antinfiammatori vari, puntura prima della partita, alla fine passa. Non ho il caffè ma ti porto al baretto. Il baretto. Domenica. Ciao, grazie a te. Non lo sanno che la domenica è il mio giorno lavorativo. Voi direte, perché hai un manechineco dentro la macchina? Ve lo spiegherò. Stretching, che è la parte più importante oggi, lo stretching. Adesso dovete sapere che Massi Fella una volta schiacciava due mani testa al ferro, poi si è rotto tutte le ossa del corpo e adesso non lo fa più. Però gli è rimasta una mano fatata. Dammi il tempo di riprenderti, cazzo, che l'hai già segnato. Guardatelo, mentre fa gesti, chiama il pubblico. Fa gesti di stizza e il coach non mi fa giocare, cazzo, dovete farmi giocare di più. Voglio un cazzo di contratto, ok? Ci vediamo dopo. Ci torno a casa. Adesso stiamo rientrando a casa e vi voglio far vedere l'intervista che ha fatto un mio amico in cui parla di me. È molto interessante. Ehi no, bello, non riprendermi in faccia, ok? Io rischio grosso, attento. Bello, lo sai come funziona? Tommy nel quartiere lo rispettano tutti. Lo ricordo da ragazzino, nel quartiere, giocava nel campetto tutto il fottuto giorno. È l'unico che ce l'ha fatta di noi. Noi siamo finiti in prigione. Ce l'ha fatta. E con i primi 50 milioni di dollari ha comprato una casa per tutti i fratelli. La famiglia prima di tutto, ok? Lo sai che dico, bello. Lo sai di cosa parlo, sai, nel quartiere. Sì, è impossibile, non c'era nessuno ce la fa. Lui è stato l'unico. È stato l'unico. Siamo orgogliosi di lui. Ogni volta quando torno a casa nel quartiere, nel backyard, siamo sempre tutti insieme a grigliare, a parlare, a bere whisky. Sì, Tommy è un fratello. Farei di tutto per lui. Sì, la famiglia viene prima di tutto, ok? Tommy ce l'ha fatta. Grande, lo rispettiamo, ok? Purtroppo non posso dirvi chi era questa persona per motivi di grossi rischi. Comunque sono arrivato al momento del pranzo. Oggi mi sono fatto farro con mango, avocado, tonno, feta e mandorle. Intanto vi faccio una masterclass mentre mangio guardando un nuovo video di Yaki Dale. Bella Yaki. Uomo, io vado a farmi un riposino.
Buonanotte. Quando si avvicina il game time non ci ragioni. Perché non ci ragioni? Sono concentrato, sono nel mio mondo. Ci va? Pronti? Praticamente abbiamo 3 su 4 in casa ora. La prima l'abbiamo vinta domenica scorsa. Adesso abbiamo un'altra in casa, poi una trasferta e ancora in casa. Quindi è un momento in cui si possono fare un filotto di vittorie. Bisogna stare sul pezzo perché non si può sbagliare. Vado al palazzetto 2 ore e 10 prima della partita perché alle 15.50 mi aspettano per farmi la puntura di antidolorifico e poi si va in campo. Eccoci. Buona serata, ho bisogno. Ciao. Bene. Ciao Frank. Bravo Frank. Ciao bimbi. Ciao. Ciao. Allora, non so che testa possa avere. Massi è stato il regista di questo video, grazie Massi. Prego ragazzi. Adesso lo doppio mentre lui vi dice di iscrivervi al canale. Ehi, iscrivetevi al canale, ok? Altrimenti chiamo i miei amici e passerete un brutto quarto d'ora. Avete capito? Raga, iscrivetevi al canale, mettete un like, ci vediamo al prossimo video. Andiamo a cena, ce la siamo maritata. Una grande vittoria anche oggi, forza, non mollare. Allez, allez.